Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, semplicemente perché dobbiamo parlare delle news e soprattutto dobbiamo parlare di una cosa che effettivamente è successa all'interno del gioco e che secondo me merita essere discussa un pochettino. Sono abbastanza convinto che debba essere discussa e quindi fiondiamoci subito sulle notizie e partiamo subito con quella più importante, ovvero la manutenzione. Infatti, per chi come me solitamente si collega la mattina presto o comunque vede le info e successivamente vuole capire effettivamente quello che succede all'interno del gioco, oggi non ha potuto farlo e ha dovuto aspettare una manutenzione speciale. Una manutenzione speciale che praticamente ha permesso al team di gioco di investigare su un problema che praticamente era presente nel gioco. Probabilmente in questo caso stiamo parlando sempre di fattori per quanto riguarda banner eccetera eccetera, e come potete vedere, per scusarsi di questa manutenzione e del tempo tra virgolette perso, ci hanno fornito 300 cristalli, 5 boccette di stamina e 10 booster per l'Highwind. Inoltre, tutti gli eventi e i banner associati vengono estesi per altri 24 ore. Ovvero il Battle Ranking, Sephiroth con Glenn è la nuova, diciamo, è la nuova arma di Sephiroth di Glenn, e le battaglie co-op di Shiva e Bahamut. Quindi, come potete vedere, c'è stato un problema che appunto è stato confermato a riguardo questa versione 1.12.20 come update prompt. Una manutenzione d'emergenza è stata praticamente effettuata per risolvere questo problema. E ovviamente hanno considerato l'idea di estendere gli eventi per comunque scusarsi di questo incidente. I dettagli che ci sono stati forniti sono soltanto un'investigazione per quanto riguarda dei problemi che hanno impattato il gioco. Ora, il fatto che comunque ci sia un po', diciamo, di mistero all'interno del gioco e del fatto che comunque sia non vi vengano a dire specificatamente quello che è successo, un pochettino mi dà fastidio, perché mettono sempre queste considerazioni generali, non dicono mai effettivamente quale è realmente il problema, ma ti liquidano praticamente solo con questa cosa. Personalmente parlando, non è una cosa che apprezzo, cioè a me piace comunque la trasparenza. Ci sono stati tanti e tanti problemi che ha avuto il gioco. Mi ricordo ancora il banner di Matt tempo addietro, dove praticamente si era buggata tutta la prima pagina del pool, no? Quindi del draw, quindi delle pullate, e praticamente i giocatori sono stati addirittura rimborsati. E lì appunto c'era già stato casino, perché si parlava di figli e figliastri, si parlava del fatto che comunque una compensazione generale andasse data a tutti. Lì ovviamente mi sono espresso, qui faccio la stessa identica cosa. Quindi manutenzione di emergenza che ovviamente subentra dopo l'aggiornamento alla versione 1.12.20, quindi una cosa legata a ciò che c'è di nuovo, e ovviamente estendono in questo caso gli eventi, perché ovviamente chi vuole giocare all'ultimo minuto o magari chi ha intenzione di fare le cose all'ultimo minuto ovviamente viene penalizzato. Però personalmente parlando,
Bisognerebbe essere forse un pelino più responsabile, andare nel dettaglio su quello che è successo e non semplicemente dire c'è stato un problema che ha impattato l'applicazione di gioco. No, perché secondo me non è corretto, ma vabbè, questo diciamo è un piccolo pensiero personale. Diciamo che oggi mi sono svegliato un po' arrabbiato con Ever Crisis e ora vi farò vedere il perché. Successivamente abbiamo la Critical Threat, la battaglia che è stata per l'appunto aggiunta per ricompensare i giocatori che hanno concluso la crash dell'evento di Sephiroth, o per meglio dire dell'evento collegato a Sephiroth, ovvero il Blitzrad Hunt. Quindi tutti coloro che ovviamente hanno partecipato e hanno completato la crash sia coop che singola avranno la possibilità di prendere parte a questa battaglia. Credo che la frenzy adesso sia stata in qualche modo anche estesa a tutti, perché io mi ricordo che l'altra volta non avevo fatto la crash eppure ho potuto fare la frenzy, perché comunque la frenzy battle si sblocca quando ci sono almeno 500 persone che hanno completato la sfida. Quindi in teoria dovrei avere anche io, che non ho fatto la crash, dovrei avere la possibilità di fare la frenzy battle, ma ora ovviamente lo andremo a vedere nel dettaglio. Successivamente, seconda parte dell'evento estivo, quindi la parte che probabilmente molti aspettavano per iniziare a farmare, perché ovviamente meglio farmare tutto subito piuttosto che perdere tempo e farmare le cose diciamo prima senza avere la possibilità di farmare tutto. Quindi in questo caso, seconda parte dell'evento, abbiamo la nuova spada di Matt. Quindi purtroppo né Sephiroth e né Cloud hanno preso il pescione, ma l'ha preso Matt. In questo caso Matt con il suo Firefish, abbiamo praticamente un'altra arma esclusiva di questo evento, che come quella di Cloud presa in precedenza nella prima parte, abbiamo la possibilità... anzi, in questo caso abbiamo un'arma fisica di tipo fuoco, mentre invece Cloud, se non mi ricordo male, era magica. Quindi era un'arma magica di tipo fuoco, però potrei ricordarmi male, perché effettivamente ne ho presa una copia soltanto, quindi non mi ricordo, perché ovviamente ho farmato e sto farmando tutto in una volta, quindi... non mi sono preso la briga di andare troppo oltre. Comunque, anche in questo caso arma fuoco, come quella di Cloud, perché anche Cloud era fuoco, solo che, ripeto, non mi sto ricordando se era fisico o magico, ma credo fosse magica. Ora, va bene, comunque, va bene così. Detto ciò, nuova arma di Matt, che in questo caso è fisica, quindi abbiamo il boost fisico per quanto riguarda ovviamente la stazza principale, con 31 punti addirittura, portata al livello ovviamente massimo, quindi over boost 10, e poi sotto ovviamente come seconda refined abbiamo il boost fuoco. Aggiunti anche altri premi, come altri ticket 4 stelle o più, il ticket 5 stelle di draw garantito, personaggi, altre weapon parts dei personaggi specifici, ticket normali e anche le memorie per altri personaggi presenti all'interno dell'evento. E successivamente è stato aggiunto anche il blue powder, quindi la polvere praticamente blu. Qui abbiamo le informazioni aggiuntive e ovviamente il periodo può essere esteso eccetera eccetera, come già abbiamo avuto modo di poter vedere. Quindi in questo caso dovremmo ottenere altri oggetti come le star jelly e il blue powder, che dovrebbero essere appunto questi in teoria, che ci permetteranno appunto di scambiare le varie armi della seconda parte dell'evento. E ora invece arriviamo alla nota un po' dolente di quest'oggi, ovvero il Reawakened Beach Festival Draw On. Quindi, come già c'era stato anticipato sia dalla live che abbiamo visto praticamente il mese scorso, quasi 2 mesi fa in realtà, più praticamente tutto ciò che ci è stato detto in game, abbiamo di nuovo il vecchio evento estivo.
con le skin allegate. Infatti è stato aggiunto il revival del Beach Festival che abbiamo avuto l'anno scorso, e infatti i costumi che erano stati inseriti a settembre 2023, quindi quasi praticamente l'anno scorso, un anno fa, e nuove armi possono essere ottenute all'interno di questo banner. E come sempre in questo banner, gli equipaggiamenti di settembre 2023 possono essere ottenuti al 12° slot delle pagine 1 e 4 delle stamp card. Inoltre le armi 5 stelle saranno garantite al 6° saranno ovviamente garantite al 6° come dire al 6° bollino, in questo caso della pagina 1, della 4ª e la 6ª invece dell'8ª dell'8° nella pagina 2 fino alla 4 per quanto riguarda le stamp card. Ovviamente i vestiti che possono essere riottenuti sono Cloud Marinaretto, Eris in versione estiva, Tifa in versione ovviamente bagnino, e poi Red in versione turista fondamentalmente. Però che cosa c'è da dire? C'è da dire che questo è un banner estremamente scam, e questa cosa sinceramente mi preoccupa e mi dà anche fastidio da un lato. Perché? Perché nel banner Reawakened è ovvio che noi sì, possiamo scegliere le armi, tutto quello che vuoi, eccetera eccetera, ma ragazzi, stiamo parlando comunque di skin vecchie, e tu mi stai facendo pagare praticamente le skin vecchie come delle skin nuove. Cioè tu mi stai mettendo le skin nel 12° slot della prima pagina, e poi successivamente negli altri slot praticamente delle altre pagine. Cioè capite bene qual è la situazione, no? Quindi 12° slot costume di Cloud o di chi che sia, e poi altri 12 slot per avere un altro costume, altri 12, eccetera eccetera. E questa secondo me, ragazzi, è una bellissima pagliacciata. Io personalmente parlando avrei dimezzato, avrei messo questi vestiti ogni 6 stamp e non ogni 12, anche perché ripeto, stiamo parlando di vestiti vecchi. Cioè questo banner, se tu vuoi renderlo pullabile e vuoi renderlo decente, non puoi farlo così. Cioè io avrei messo l'arma garantita al 4° o al 3° stamp, la 5 stelle è garantita, anche perché fondamentalmente non ci sono armi nuove, quindi tu stai pullando per delle armi messe in wishlist che possibilmente hai già. Quindi se veramente volevi rendere il banner decente e appetibile, avresti messo l'arma garantita al 3° o al 4° stamp e il costume al 6°, e io possibilmente anche arrivare al 6° stamp l'avrei fatto l'investimento. Perché io per esempio ora prendere il costume di Cloud Marinaretto, che tra l'altro è un Water Elemental Mastery, non è neanche un Water Arcanum, cioè io dovrei farmi un banner sano, e tanto vale a sto punto vado a pullare su Sephiroth, cosa che io ho già fatto. Però per chi magari avesse il dubbio o magari voleva temporeggiare per vedere la situazione, adesso non ha più dubbi e andrebbe direttamente su Sephiroth, che almeno è un Arcanum. Qui invece hai un Water Mastery a 12 stamp, cioè veramente una scammata incredibile, e questa cosa non mi piace, soprattutto per quanto potrebbe riguardare il passo successivo, ovvero mettere le skin vecchie che abbiamo perso sempre al 12° stamp, e quindi metterti sempre col dilemma di andare a pullare più del dovuto per recuperare le skin vecchie, che in teoria dovrebbero rendere reperibili in modo più facile, soprattutto per i giocatori vecchi. Quindi non mi è veramente piaciuta questa cosa, non mi è veramente piaciuta. Intanto facciamoci anche la free multi e poi ci salutiamo.
visto che ieri sera non mi sono collegato. Quindi metto. Ah, buona. Una Killer Hornet, che già ho ad ottimi overboost. Forse anche rosa. Adesso arriva rosa, quindi veramente tanta roba. E poi niente, andiamo a vedere questa Frenzy Battle, dove io non ho fatto, ovviamente sì, e infatti ci permettono di farla a tutti, anche se io personalmente non ho completato la Crash, quindi sono 1000 gemme gratis un po' per tutti. Poi ovviamente estesi anche gli altri eventi, ma parliamoci chiaro. Eventi estesi che sì, a prezzo ci sta, però non lo so, ripeto, ultimamente per Crysis, come ho già spiegato anche in live o comunque ho già spiegato in generale, mi sta un po' urtando in alcune situazioni e in alcuni eventi mi sta un po' urtando, quindi non so voi, però speriamo che con le gilde ci sia la possibilità di rinfrescare un po' la situazione, perché altrimenti arriviamo a un punto morto, letteralmente su Evercrisis arriviamo a un punto morto, quindi già la mia voglia di tante cose non è eccelsa, quindi vabbè. Comunque, questo era il mio pensiero, questo era ciò che vi volevo dire, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima.